stamattina sono andata ad un supermercato dove mi reco un paio di volte al mese perché è un supermercato dove si risparmia ipertosano oppure tosano e si trova al nord-est dell'Italia. Ci sono vari punti vendita nel nord-est dell'Italia e si risparmia tantissimo e si trovano i prodotti anche tipici del sud, non solo della zona. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Partiamo con i tramezzini, tramezzini integrali Roberto, questi sono senza olio di palma, senza latte e derivati, senza grassi animali, con olio extravergine d'oliva. Con questi mi ci trovo bene perché li portano i miei bambini a scuola per merenda. Li ho pagati 99 centesimi, è un buon prezzo. Poi c'è la puccia questa qui, della marca Antico Forno Angioino, puccia, prodotto al forno fresco cotto in pietra, confezionato in atmosfera protetta. Eccola qui. Questo di solito con provola e friarielli, è buonissimo al forno. E questa l'ho pagata 99 centesimi anche la buccia. Poi questi Doria, i crackers Doria, eccoli qua, semplicissimi, grano saraceno e semi di chia, ingredienti 100% naturale e meno 30% di grassi saturi con fonte di fibre. Questi sono buonissimi, in pratica li avevo comprati per mio marito e li mangiano anche i bambini. Questi li ho pagati 1,20 euro. Poi sempre della Doria, ci sono questi frollini, questi biscottini al grano saraceno e frutti rossi della Doria. Sempre semplicissimi e meno il 70% di grassi saturi, fonte di fibre, sempre ingredienti 100% naturali. Eccoli qui. Questi 1,49 euro. Della Galbusera, ecco qui, sempre dei frollini ricchi di fibre con beta-glucani. Non so se l'ho pronunciato in modo corretto, beta-glucani d'orzo e d'avena che riducono il colesterolo. Penso che abbiate capito che qualcuno in famiglia ha il colesterolo alto e quindi cerchiamo di prendere con ingredienti con meno grassi saturi. E sono con integrale al 10% di fibre. Il consumo regolare di 3 grammi al giorno di beta-glucani d'orzo e d'avena riduce il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto può contribuire allo sviluppo di malattie cardiache e coronariche. Una porzione di frollini col cuore, 8 biscotti, fornisce 1 grammo di beta-glucani. Eccoli qui. Chissà se. E questi li ho pagati 1,79 euro. 1,79 euro li ho pagati. Poi c'è il formaggio cremoso simil Philadelphia, questo è l'ex Suiza Light, eccolo qui. È un po' più cremoso, più molle rispetto alla Philadelphia, è meno 43% di grassi. 1,99 euro per quanti grammi? 300 grammi, eccolo qui. Poi della A Equilibrium, due pezzi di petto di tacchino al forno. Questo mi sembra che fosse in offerta. In pratica il tosano non ha un volantino su cui fa riferimento per vedere le offerte. Vai lì e le offerte che trovi
le vedi lì in presenza, in pratica. 2,65 euro, due confezioni da 140 grammi l'uno. Poi della A Equilibrium d'Aia, la bresaola di tacchino, 100 grammi di bresaola di tacchino, sempre per chi ha, vedi, su 100 grammi ha 0,6 di grassi saturi e in pratica meno grassi saturi. E questa, la bresaola di tacchino, 1,75 euro, ne prese due confezioni. Poi c'è i panini per fare il simil panino del Mercadona con l'hamburger, i maxi hamburger Roberto per fare i panini con l'hamburger, no? Questi qui li ho pagati 80 centesimi, tutti questi escono 4 panini. Poi ci sono i fegati e cuori di pollo, eccoli qui. Questi 99 centesimi, li mangia mio marito, non piacciono. Poi ho preso i wafer, i Gastone Lago Poker, wafer al cacao. Di questi ne ho presi 4 pacchi perché li mangiano i bambini sono dotti di questi, e 90 centesimi l'uno. È un buon prezzo e sono anche buoni. Poi c'è la panna da cucina Tre Valli, eccola qui, cremosa per natura, panna da cucina, e questa l'ho pagata, vediamo, 0,75 centesimi. Poi Puffer, questa è il rotolo di pizza verace spessa, perché in pratica dovrei fare una pizza di scarole, solo che mi scoccio di preparare io l'impasto, e per farla in modo veloce ho preso questa, e ne ho presa un'altra non verace perché non me ne sono accorta che era diversa e quindi ho preso la verace, 1,75 euro su 550 grammi della Staffel. E poi la parte superiore della pizza, metto uno strato sopra, 400 grammi della Staffel, sempre un rotolo di pizza rettangolare. Ma questo è rettangolare anche questo? Uno è rotondo e l'altro è rettangolare? Ma la foto della pizza rotonda, ho sbagliato, ho preso la pizza rotonda e la sfoglia di pizza questa rettangolare. Vabbè, comunque quando la metti lì sul tavolo la puoi modellare come vuoi, penso che non fa nulla. Di questa qui, normale rettangolare, l'ho pagata 1,65 euro su 400 grammi. Poi c'è la pasta brisè che faccio, con questa faccio la quiche di zucchine, poi vi farò la ricetta. E pasta brisè rotonda, questa qui della Staffel, 80 centesimi. Poi ripassiamo al cibo di mio marito, i Gusto Green Granarolo, 100% vegetale, burger di soia, pomodoro e olive, eccoli qua. Questi anche non hanno grassi, parecchi grassi saturi, vediamo dove la grassi satiri, 1,6 grammi, e di questi ne ho pagato 1,99 euro. Questo ne sono due, vi faccio vedere come sono dentro, eccoli qua, eccoli. Poi ci sono i valsoia, questi qui cordon bleu con il gustosino e a basso contenuto di grassi saturi, 220 grammi, sono sempre due cordon bleu, si fanno sia in padella, 8 minuti in padella, che in forno 10 minuti, noi li facciamo spesso in forno perché la sera utilizzo sempre il forno, io non frigo mai, proprio mai,
quindi tutti i bastoncini, tutto il resto, li faccio tutti in forno. E questi qui li ho pagati, sono i cordon bleu di Valsoia, 2,20 euro, e ne sono due. Poi ci sono le cotolette di spinaci, sempre ricche di proteine a basso contenuto di grassi saturi, 100% vegetale, penso per i vegetariani vadano bene. E queste sono 180 grammi, sono due spinacine, eccole, due spinacine in pratica, e 1,75 euro. Poi ho preso il grana padano, veniva 10,90 euro al chilo il grana padano, e questo pezzo 4,36 euro. Poi c'è le rape rosse pelate, 1 euro, mezzo chilo, 500 grammi rape rosse. Poi c'è, ha preso, mi sembra 12 yogurt, può essere 12 di questi, ecco qua, yogurt, penso che non metta a fuoco, latteria Brunico Brunek, yogurt magro, zero grassi, a gusti assortiti di frutta, questi 1,90 euro. Poi ci sono tre scatolette Bonduelle di mais, queste 2,50 euro, e queste sono senza residuo di pesticidi, zuccheri aggiunti, conservanti e OGM, cotte al vapore. Poi abbiamo le carote, ho preso le carote, queste 1 euro, della Fileni, io ho preso la tagliata di tacchino arrosto per fare una piadina, e della Fileni mi sto trovando bene perché prendo anche i cordon bleu per i bambini e le spinacine, prendo anche le spinacine perché in pratica c'è scritto carni utilizzate dalla Fileni sono allevati per almeno 81 giorni per i polli e 100 giorni per i tacchini, alimenti biologici, il sapore delle Marche, e i nostri polli e tacchini sono allevati rispettando il ciclo naturale di crescita, 100% carne italiana. Eccola qui, panna spray per le fragole, questa qua zero zuccheri aggiunti, e questa, questi qui bio, la tagliata, 3,49 euro per quanti grammi? 180 grammi. Poi la spray panna zero, questa qui, 1,29 euro più o meno. Poi ci sono queste qui, che sono energy drink, le abbiamo scoperte la settimana scorsa, della Loft, queste qui, e al gusto frutti rossi penso, e queste costano 25 centesimi l'una, ad un gusto buonissimo, dice da parte di mio marito, perché a me non piace, lui era appassionatissimo di Red Bull, ma da quando ha provato queste, mi sembra le altre della Max forse, e dice che sono lo stesso sapore delle Red Bull, e in pratica prende queste qua adesso, 25 centesimi da 600 ml. Poi ci sono l'insalata, questa qui, terra e vita, insalata belle pronte primavera, eccola, questa 90 centesimi. Poi la scarola della Dimmi di sì, questa qui la devo fare insieme alla pizza, e 1,50 euro. Poi c'è succo yoga a pera, succo e polpa, eccoli qui, 1 litro del succo yoga a pera, 0,95 centesimi, è un buon prezzo per essere un succo yoga della marca yoga. Poi ho provato a prendere questi qui, questa marca fruttissima, devo vedere com'è il sapore, succo e polpa di albicocca, 99 centesimi,
sempre della yoga mela e banana 95 centesimi e della fruttissima pera, per vedere appunto la differenza tra questo e quello yoga, tra questi due, eccoli, e per vedere la differenza, 99 centesimi, però questi qui della fruttissima sono 1,5 litri, questi della yoga sono 1 litro. Poi c'è il ginger San Benedetto, questo 0,75, poi 4 bottiglie di Pepsi da 1,5 litri, 4 di queste 3 euro e conviene. Poi c'è il sale, fino adesso prendevo della stessa marca Cuor di Mare, prendevo quello integrale, poi ho visto che i valori nutrizionali sono identici sia questo integrale e quello integrale che questo qui sopraffino iodato extra fino, sale marino extravergine 100% italiano, eccolo qui. Mi sono detta prendo questo qui super fino, almeno sulle insalate si scioglie meglio, si scioglie più fretta. Poi Montefelice mozzarella, bocconcini di mozzarella, di questi noi non ne mangiamo così fresche perché noi amiamo la mozzarella di bufala che qui non troviamo spesso e prendiamo questa qui per fare tipo lasagne, da utilizzarla cotta, non cruda. 5 mozzarelle all'interno per 100 grammi, 2,45 euro mozzarelle. Poi mi sono dimenticata le piadine, eccole, queste al banco frigo le ho prese, queste sono 5 piadine fresche I Buoni, la marca I Buoni, all'olio extravergine di oliva, in padella cottura 1 minuto, 300 grammi, sono 5 piadine, 90 centesimi, ne ho prese 2 confezioni, eccole qua, per l'appunto noi, io e i bambini, le facciamo con il pollo, l'insalata, il pomodoro e qualcos'altro, e invece il marito se le fa con la tagliata di tacchino. Spero che questo Svuota la Spesa Tosano vi abbia suggerito nuovi prodotti più salutari e perché no anche genuini. Scrivete nei commenti il vostro prodotto preferito che lo andrò a comprare. Iscrivetevi al canale Annalicia Channel e al prossimo video!